Spinti da una sete implacabile, dentro una gola ripida, gli animali si radunano intorno ad una sorgente. Ma in questa arena selvaggia, i leoni sono in agguato. E gli animali diventano involontari gladiatori in un combattimento mortale. Due documentaristi lasciano l'incolumità offerta dai mezzi motorizzati per trovarsi più vicini all'azione. Qualche volta anche troppo vicini per poter stare tranquilli. Ma qui le gratificazioni superano i rischi. Per chi osa camminare con i leoni. C'è un gran fragore. Grandi mandrie di bufali si fanno strada fin qui, attraverso un paesaggio africano completamente riarso, rispondendo all'irresistibile richiamo dell'acqua. Una sorgente dolce e limpida emerge dal letto di un fiume, per il resto completamente secco, un'oasi rara. Ma è anche una trappola. Per raggiungerla, gli animali devono discendere in una valle della morte. I documentaristi Lynn e Phil Richardson sono venuti in questo luogo unico nella speranza di catturare la vita segreta dei magnifici predatori che cacciano tra queste mandrie. Facemmo una spedizione nella valle dello Zambesi e durante questo viaggio trovammo la sorgente. Capimmo che sarebbe stata perfetta per i leoni. È una sorgente decisamente grande, in un'area caldissima e molto secca. Così ci sono grandi mandrie di bufali. Sono costretti ad andare lì per bere. La valle dello Zambesi, ampia e profonda, scava il proprio corso attraverso l'antico paesaggio dello Zimbabwe settentrionale. La sorgente si trova a 50 km dal fiume Zambesi. La gola attorno alla sorgente per i predatori è un paesaggio da sogno, ma può essere un incubo per chi deve fare delle riprese. La boscaglia fitta e gli innumerevoli crepacci rendono inutilizzabile qualunque veicolo. Girare un documentario sui leoni a piedi è una cosa che non era mai stata fatta fino ad ora. Camminando con i leoni, abbiamo riflettuto sulle nostre sensazioni. All'inizio avevamo paura, ma poi l'abbiamo trovata un'esperienza elettrizzante. Ma camminare con i leoni significa trascinarsi con l'attrezzatura per le riprese in un terreno difficile, con un caldo che può raggiungere i 46 gradi. Con le guide Weiss e Chris, Lynn segue una traccia fresca. Questa è fresca. Fresca di quando? Delle 6. Dobbiamo seguirla. Ok, andiamo avanti. I leoni si sono abituati ai documentaristi e di solito li ignorano. Ma oggi per qualche motivo non sono i benvenuti. Quando un leone ti carica, è una sensazione veramente terrificante. Senti il cuore che ti scoppia nel petto. A volte ho pensato, eccolo, viene troppo vicino. Che faccio? Ma per fortuna le nostre guide ci hanno insegnato a non muoverci. E quella è stata la nostra salvezza. Scusa, Shumba. Credo che parlargli molto dolcemente e con calma li faccia rilassare, ne sono sicura. All'inizio, Lynn pensa che i leoni in cui si sono imbattuti stessero dormendo. Dormono tutti. Che peccato, li abbiamo disturbati. Una si è alzata. Fantastico.
ma poi la ragione dell'aggressione dei leoni diventa chiara. Weiss è il primo a capire cosa c'è che non va. C'è un piccolo. Ecco perché sono così nervosi, perché hanno dei cuccioli. Sì. È la loro prima occhiata a un cucciolo che chiameranno Shumba, un cucciolo che diventerà una parte importante della loro vita nei prossimi 4 anni. C'è un grosso maschio. I leoni sembrano dirigersi verso la sorgente. Phil, mi senti? Sì. Ok, Phil, siamo a pochi chilometri di distanza. Lynn chiama Phil in modo che lui possa trovarsi sul posto prima di loro, appostato nel suo nascondiglio. Il cucciolo è di una leonessa chiamata Mrs. Hunter. Phil si affretta per trovarsi in posizione. Uno zoologo o un documentarista non vede l'ora di poter dare un'occhiata all'ultimo arrivato del branco. Lui e Lynn hanno allestito dei nascondigli permanenti nei punti più favorevoli per l'osservazione della sorgente e delle vie di accesso alla gola. Riprendere dei nascondigli ha permesso ai Richardson di conoscere individualmente ogni membro del branco. Cavingo, il maschio dominante, è il primo ad arrivare. Poi seguono 9 femmine, tra adulte e giovani. Cavingo è il maschio di questo territorio. È veramente un leone magnifico. Ha una superba fiducia in se stesso. E la cosa più bella è che con noi è tranquillo e accetta la nostra presenza. Mrs. Hunter è il killer del branco. Ha una grande esperienza, ma è anche una madre fantastica e dolcissima. La sua piccola, Shumba, è fiduciosa e piena di vita. Abbiamo capito subito che sarebbe diventata una leonessa speciale. E poi c'è Farai, un cugino di Shumba di 6 mesi. È il buffone del branco. Farai è un cucciolo senza un pensiero al mondo. Pensa che tutto qui sia fatto apposta per lui e che tutti i leoni siano i suoi compagni di gioco. È proprio un tipetto incorreggibile. Un'altra leonessa chiama i suoi cuccioli, più grandi di Shumba, di solo 2 settimane. Le leonesse di un branco tendono a sincronizzare le loro cucciolate e condividono i loro doveri di madri, anche allattando i piccoli l'una dell'altra. Ma non c'è tempo per attardarsi alla sorgente. Sono passati 3 giorni dall'ultimo pasto e per continuare a produrre latte le leonesse devono cacciare. È ora di nascondere i cuccioli e le leonesse hanno già individuato un rifugio perfetto, una minuscola grotta non lontana dalla sorgente. Mentre i cuccioli si sistemano nel loro comodo nascondiglio, gli adulti escono affamati. Farai, troppo giovane per cacciare e troppo grande per rannicchiarsi nella grotta, ha l'aria disorientata di chi è lasciato indietro. Al culmine della stagione secca, ogni giorno vengono a bere alla sorgente diverse mandrie di bufali. I bufali devono essere consapevoli che questa è zona di caccia per i leoni. Ma la sete non gli lascia possibilità di scelta. I leoni prendono posizione, in agguato alle vie di accesso alla sorgente. Mrs. Hunter, la madre di Shumba, mostra senza ombra di dubbio come si è guadagnata il nome. Tenendosi fuori dalla portata degli zoccoli e delle corna, si tiene aggrappata all'animale che picchia e si dibatte con la sua tonnellata di peso.
Finalmente arrivano gli altri del branco. Saranno necessari il peso e la forza di tutti i leoni per finire il bufalo. In pochi minuti gli spazzini si sono già piazzati per assistere all'uccisione. E anche i documentaristi. Non uccidono tutti i giorni. Così quando mangiano, ingurgitano più che possono. Si ingozzano proprio. E possono mangiare 18 kg di carne in una volta. Le iene maculate si uniscono agli avvoltoi nell'attesa di un posto al banchetto. I leoni sono così sazi che i loro tentativi di scacciare le iene, vecchie nemiche, sono decisamente poco convinti. Adesso è il momento di sdraiarsi un po', un'attività in cui i leoni sono maestri. Trascorrono a riposarsi fino a 20 ore al giorno. Conservano le energie. Ma per i Richardson non è il momento di dormire. Tornati al campo, si devono preparare per una lunga notte di riprese. Quando scende il crepuscolo, dei vicini rumorosi vanno ad appollaiarsi negli alberi sopra di loro. Per Phil e Lynn, i babbuini non sono solo divertenti. I babbuini, in un certo senso, sono molto utili. Sono estremamente vigili. Così per noi funzionano come una specie di sistema di sicurezza. Suonano l'allarme se un leone o un leopardo si avvicinano al campo. Al calare della notte, Phil e Lynn si dirigono ai loro nascondigli. Ci è voluto un po' per abituarci a camminare nella macchia di notte. È buio pesto, pieno diversi di animali, e non sai mai cosa c'è intorno a te. Vicino al nascondiglio, Phil dirige le luci infrarosse verso la sorgente. Non possiamo usare luci normali. I leoni se ne andrebbero. Così usiamo la luce infrarossa, che i leoni non possono vedere, ma neanche noi però. Siamo praticamente ciechi, eccetto quello che è reso visibile attraverso la nostra telecamera a infrarossi. Quando accendi le luci, non c'è il minimo cambiamento nel comportamento animale. Devi mantenere la massima calma, perché tutto quello che puoi vedere è solo quello che vedi nel monitor. Questa notte il branco si ciba di un'altra carcassa di bufalo. Il pasto non è una cosa facile, con tutto quell'intasarsi in massa sul cibo. E la loro cena sta per essere interrotta. Gli elefanti preferiscono venire alla sorgente di notte, ma non amano la compagnia dei leoni. Le elefantesse si stringono attorno ai piccoli per proteggerli. Gli adulti, con le loro dimensioni gigantesche, hanno poco da temere. Ma i grossi felini sono i principali predatori di cuccioli di elefante. Tra le due specie esiste un antico antagonismo. Ne segue una specie di duello psicologico. Gli elefanti si dimostrano furiosi per la vicinanza dei leoni. Alla fine, i leoni si ritirano. Gli elefanti sembrano considerare la carcassa di bufalo con un misto di curiosità e di paura. Come
Come a voler negare la propria sconfitta, Farai, Mrs. Hunter e Cavingo ribadiscono rumorosamente che i legittimi re degli animali sono ancora loro. Gli adulti del branco sono estremamente tolleranti verso Farai. Ai suoi scherzi oppongono poco più di un ringhio o due. Arrivano i cuccioli. Sono famelici e succhiano avidamente. Persino Farai, che è abbastanza grande da essere svezzato, scippa un po' di latte. A un certo punto le femmine decidono che ne hanno avuto abbastanza. Ora sono tutti sazi e assonnati. Ma il rombo di un tuono interrompe il loro riposo. Questa notte calma sta per subire un brusco cambiamento. L'umidità spinta in queste terre dal nord annuncia la fine della lunga e calda stagione secca. È il momento di radunare Shumba e i suoi cugini nella tana. Anche i documentaristi si dirigono verso un riparo, sperando di non imbattersi negli elefanti o nei leoni in questa rombante oscurità. Al mattino la pioggia cade senza sosta. La stagione umida ha fatto il suo arrivo ufficiale. Questa è una buona notizia per le creature selvagge di questo territorio, ma non per la troupe. Con l'acqua disponibile ovunque, le grandi mandrie non avranno più bisogno di venire alla sorgente e i leoni si allontaneranno per seguirle. Si dovranno sospendere le riprese. Quando arrivano le piogge alla fine della stagione secca, questo posto si trasforma immediatamente. Un giorno hai centinaia di animali che vengono alla sorgente e il giorno dopo è completamente deserta. Quello che non sapevamo era per quanto tempo sarebbe rimasta deserta. Quando è cambiato il tempo abbiamo sperimentato i peggiori diluvi che memoria ricordi e il nostro progetto stava per fallire. Dovevamo affrontare la situazione, non potevamo farci niente. I Richardson hanno ben poco da riprendere per quasi un anno e mezzo, a parte qualche occasionale avvistamento del branco. Essendo ormai in ballo, facemmo in modo di poter vedere il branco ogni tanto. Riuscimmo a vedere di sfuggita Farai, Shumba, e avevano tutti un aspetto florido. Dopo 18 mesi andati quasi completamente a vuoto per le riprese, il tempo cambia e il paesaggio torna a inaridirsi. Phil e Lynn attendono con ansia il ritorno del branco. Finché un giorno individuano una figura familiare in fondo alla gola. È Mrs. Hunter alle prese con l'uccisione di un bufalo. Dopo così tanto tempo, i documentaristi non sanno se i leoni si ricorderanno ancora di loro o se si dovrà ripartire da zero. Fu una piacevole sorpresa. Mostrò una tolleranza veramente sorprendente, se si pensa che non ci eravamo mai avvicinati tanto per più di 18 mesi. Era così bello rivedere i leoni e camminare di nuovo al loro fianco. Si era risvegliata in noi la sensazione di essere vivi, di sentirci tutt'uno con i leoni e con l'obiettivo che stavamo cercando di raggiungere. Fu veramente fantastico.
Phil e Lynn sono felici di vedere un'altra leonessa avvicinarsi alla preda. È Shumba, ormai adulta. Ma i leoni hanno finito di mangiare e abbandonano la carcassa. Gli avvoltoi colgono subito l'occasione. Shumba non è contenta, e per una buona ragione. Un avvoltoio può consumare quasi un chilo di carne in pochi minuti. Shumba li scaccia, con il solo risultato di spaventarsi al gran battito d'ali. Cavingo, il maschio, comincia a mostrare gli anni. Era ancora un leone grosso e potente, ma si vedeva che l'età avanzava strisciando, inesorabile. Eravamo preoccupati che questa volta, come signore della sorgente, per lui fosse finita. E infatti, c'è aria di guai. Per settimane, Cavingo ha annusato i segnali rivelatori di due giovani maschi che si aggirano nel suo territorio. Cercano le sue leonesse. Oggi i due nomadi hanno deciso di avanzare le loro rivendicazioni. I giovani maschi sono al massimo dello splendore. Shumba e Farai sentono aria di guai e cercano riparo. Cavingo deve fare una scelta: mantenere le proprie posizioni o andarsene. I due nuovi maschi marcano con insolenza il territorio, sovrapponendo i propri segnali olfattivi a quelli di Cavingo, e le leonesse più anziane sembrano attratte. Come la maggior parte dei giovani maschi, questi due, più o meno all'età di Farai, sono stati espulsi dai branchi in cui sono nati e da allora hanno vagabondato seguendo le mandrie. Ma adesso hanno messo gli occhi sulle leonesse di Cavingo e sul suo generoso territorio vicino alla sorgente. Cavingo, in minoranza numerica, non ha ancora intenzione di cedere. Ma uno dei due nuovi arrivati passa all'offensiva. La battaglia è breve, ma decisiva. Le leonesse fissano Cavingo mentre se ne va. Privato delle sue femmine e dei suoi preziosi possedimenti, il vecchio maschio si allontana nella savana. Il vincitore lo segue con lo sguardo. Sapevamo che Cavingo non poteva durare in eterno, ma fu un momento veramente molto triste. Lo conoscevamo così bene e ci piaceva. Mi è dispiaciuto moltissimo vedere Cavingo andarsene, non solo perché sapevamo che non lo avremmo più rivisto, ma anche perché ci eravamo proprio affezionati. Era un leone molto mansueto e tanto paziente con i cuccioli. È stato tristissimo vederlo partire. L'arrivo dei due nuovi maschi sembra che faccia sentire il branco a disagio. I giovani Shumba e Farai si rifugiano sugli alberi, terrorizzati. Farai si avvicina all'età in cui i giovani maschi sono allontanati dal branco. Ora che il tollerante Cavingo se n'è andato, la sua situazione è precaria. Anche la troupe è a disagio. Non sapevamo da dove venissero questi leoni. Probabilmente non avevano mai incontrato un essere umano prima di allora. Continuavano a scappare via ogni volta che tentavamo di avvicinarci. Sperando che i leoni vengano fino a loro, Phil e Lynn si organizzano in un nascondiglio vicino al posto preferito dal branco per bere. Non c'è da aspettare a lungo. È il più grosso dei nuovi maschi, che ruggisce forte i suoi nuovi diritti su questo territorio.
Avevamo ripreso spesso Cavingo di notte, ma non avevamo idea di come avrebbero reagito i due nuovi. Le leonesse adulte sembrano aver accettato il loro nuovo capo. Ma il maschio non ha accettato la presenza di esseri umani. Sono animali enormi e potenti, e i loro ruggiti ti vibrano in corpo. La notte fa veramente paura. La notte sono perfettamente nel loro elemento, e tu invece sei completamente fuori dal tuo elemento. E il loro rispetto per te si riduce ad un livello esilissimo. Quando i leoni spariscono dal monitor, Phil scandaglia il paesaggio attorno, nel timore che i felini possano sorprenderli alle spalle. Fa ricorso a un riflettore. Con sollievo vede i leoni allontanarsi nella notte. La stagione secca è al culmine. Gradualmente, nel letto del fiume, la poca acqua residua evapora e la sorgente rimane l'unica acqua in superficie per un raggio di molti chilometri. Per gli abitanti della savana, la vita diventa ancora più disperata. A qualche chilometro dalla sorgente, gli elefanti si radunano sotto un caldo soffocante che arriva a superare i 38 gradi. Il letto del fiume appare secco, ma gli elefanti stanno per trasformarlo. Ci sono alcuni posti dove il livello dell'acqua sottoterra evidentemente si alza e loro scavano dei pozzi per arrivare all'acqua. È una grande opportunità per i documentaristi e un grande rischio. È molto più pericoloso che lavorare con i leoni, perché le madri sono estremamente protettive con i piccoli. Usando la loro stazza e la loro forza, gli elefanti scavano fino a raggiungere l'acqua, creando delle pozze di fango dove rotolarsi. Il fango li rinfresca e protegge la pelle dai parassiti. Per i giovani, rotolarsi nel fango è un vero divertimento. I babbuini approfittano volentieri del frutto delle fatiche degli elefanti. Per i piccoli babbuini è pericoloso andare in giro. I nuovi maschi del gruppo potrebbero ucciderli. Per fortuna, questi cuccioli sono ben protetti. Phil nota che il vento sta cominciando a girare. Lynn cerca di mettersi al sicuro, ma Phil resta indietro per catturare ancora qualche primo piano. Gli elefanti erano consapevoli della mia presenza già da un bel po', per cui io mi sentivo piuttosto tranquillo. Poi, all'improvviso, le prese questa fissazione e mi venne contro. Phil cerca riparo, lasciando la macchina da presa in funzione. Era una carica in piena regola, perché si fermò solo a poco più di un metro dalla macchina da presa. Quando un leone ti carica, non c'è dubbio, devi tenere la tua posizione. Se invece è un elefante a caricarti, devi assolutamente sgombrare. Dopo che gli elefanti se ne sono andati, il branco si fa strada verso il letto secco del fiume per riposare. I nuovi maschi e le leonesse più anziane si sono reciprocamente accettati, quasi del tutto. Ma Farai, Shumba e gli altri giovani tengono ancora le distanze. I nuovi maschi potrebbero ancora rappresentare una minaccia. Shumba è la prima a sentire un suono interessante arrivare da sopra la gola. È una grande mandria di bufali, almeno 200 capi.
Le dimensioni e il numero colgono di sorpresa i giovani leoni. Shumba riesce a spaventare una femmina. Il povero Farai riesce a spaventare solo se stesso e i bufali sfruttano il vantaggio. I bufali sono strani, a volte scappano e a volte caricano. I bufali probabilmente si resero conto che questi leoni si sentivano molto insicuri e colsero l'occasione per corrergli dietro. Immagino che si siano tolti una bella soddisfazione. I giovani leoni si allontanano, sconfitti in modo poco onorevole. Uno dei nuovi maschi tiene d'occhio Farai. È improbabile che tolleri ancora per molto la presenza del giovane leone. Shumba sembra ignara della situazione imbarazzante in cui si trova il cugino e gli sta sempre vicino. Sentendo crescere l'aggressività del nuovo maschio, Farai si allontana per intraprendere la vita del nomade. Avevamo imparato ad apprezzarlo veramente e fu tristissimo vederlo invitato ad andarsene da questi due tipi grandi e grossi, perché sapevamo che lo aspettavano tempi molto duri. Shumba lo richiama, ma invano. Ora siamo al culmine di un'altra stagione secca. Le pozze d'acqua sparse in questa terra assetata sono scomparse. Ci sono erbivori che patiscono la fame. E qualcuno non ce l'ha fatta. L'elefante morto ha lasciato un orfano. Ha solo un anno, non può ancora badare a se stesso ed è vulnerabile di fronte ai predatori. Se non viene adottato, non ha nessuna possibilità di cavarsela. Gli elefanti qualche volta adottano gli orfani, ma questo sembra non abbia fortuna. Forse è la pressione di questa stagione terribile, la battaglia per le scarse risorse, che induce la mandria a rifiutare il piccolo. Filmare il cucciolo respinto dalla mandria è stato veramente doloroso. Pensavo, la natura è così crudele alle volte. Fu tristissimo vedere quella femmina spingerlo via. Il piccolo si allontanò come se avesse capito il messaggio. E la cosa più dolorosa era che questa creaturina, da sola, non avrebbe certo avuto molte possibilità di cavarsela. Una notte, la luce infrarossa illumina degli elefanti venuti alla sorgente, che si comportano in modo strano. Sembra che qualcosa li attragga e allo stesso tempo provochi in loro repulsione. Cercando con i monitor, i Richardson scoprono la causa. È il piccolo elefante, morto. Dopo aver seguito il cucciolo per giorni e notti, ci sorprese molto vedere gli altri elefanti rendergli omaggio. Fu molto commovente. È difficile capire perché lo fanno. Forse è solo curiosità, forse c'è una sorta di sentimento di perdita tra gli elefanti. Gli fa sentire che uno di loro se n'è andato. Ma non c'è posto per il sentimento in natura. Queste sono solo le dure realtà della vita vicino alla sorgente.
Non passa molto tempo e il branco di leoni si getta sui resti del piccolo elefante. Le dimensioni della carcassa fanno sì che il branco si riunisca al completo, per la prima volta dall'arrivo dei nuovi maschi. Il pasto si trasforma in un banchetto caotico, dove tutti diventano irritabili. Arrivano altri elefanti, e a quanto sembra non gradiscono affatto che i leoni mangino il cucciolo. Alla fine, la questione sembra chiusa. È l'alba di un'altra giornata torrida. I babbuini sentinella occupano i loro posti di vedetta sugli alberi, mentre centinaia di impala scendono nella gola. Alla sorgente è il momento di massimo affollamento del mattino. In previsione della caccia, Lin ha preso posto in un nascondiglio. Le guide Vice e Chris controllano la situazione da un albero sopra la gola e tengono Lin informata su dove si dirige il branco. Si stanno muovendo. Lin è ansiosa di vedere se Shumba ha conquistato un po' di sicurezza dopo lo scontro con il bufalo. Era tutto perfetto. La gola era piena di impala che avevano una disperata necessità di bere. Shumba si stava preparando all'agguato e il resto del branco aveva chiuso tutte le vie d'accesso alla sorgente. Non mi perdevo neanche un dettaglio ed ero eccitatissima nel vederla così impegnata. Ora inesperta, Shumba sembra incapace di decidere quale antilope attaccare e balza su di loro in modo indiscriminato. Poi ne individua una rimasta indietro. La persi nella vegetazione, ma ci spostammo subito e la ritrovammo che aveva ucciso la preda. Shumba ha finalmente l'età per essere una cacciatrice. A quanto sembra, ha ormai l'età anche in un altro senso. Non evita più i maschi, anzi, ne sembra piuttosto attratta. Entrambi i maschi hanno notato la sua condizione, ma due maschi e una femmina in calore possono costituire una miscela esplosiva. Avendo affermato il suo dominio sul compagno, il maschio con la criniera più scura seguirà Shumba da vicino, godendo dei suoi invitanti segnali chimici.
Al calare della notte, Shumba è pronta per l'accoppiamento e anche il maschio dalla criniera scura. Il loro corteggiamento durerà più o meno 3 giorni e 3 notti, cadenzato da un accoppiamento ogni 20 minuti circa. Dopo seguono i due ruggiti in coro. L'altro maschio replica e i suoi ruggiti non rimarranno senza una risposta. Dopo aver rimproverato il suo compagno, il maschio torna a corteggiare Shumba. Qualche sera dopo, al calare della notte, strani ululati e risa squarciano l'oscurità. Sentimmo solo gli incredibili versi delle iene. Ovviamente stava succedendo qualche cosa. È Farai, vivo, ma magrissimo e debole, che deve far fronte a una banda inferocita. La vita nomade era evidentemente molto dura. Non potevamo credere che Farai fosse ridotto così male. Era davvero incredibile vedere un leone così male in arnese. Voglio dire, non c'era più traccia della criniera. Era solo un leone estremamente magro e disperato. Farai è impegnato in una battaglia per la vita. Ed ecco che arriva la cavalleria. Ha fatto squadra con un altro maschio nomade, anche lui in condizioni terribili, ma la sua presenza è sufficiente a far cambiare il corso degli eventi. Dopo una battaglia breve ma disperata, i leoni cacciano via le iene e poi si vendicano in modo raccapricciante. Nei momenti che sono seguiti, Farai ha preso un cucciolo di iena. Le iene allevano i piccoli in tempi relativamente lunghi. La morte di un solo cucciolo può rappresentare una gravissima perdita. Farai sembra quasi troppo debole ed esausto per mangiarlo. Non è certo una consuetudine per un leone mangiare una iena, ma Farai era veramente disperato e moriva di fame. Nonostante tutto, i Richardson nutrono qualche speranza per il giovane leone. Visto che era sopravvissuto alla maggior parte della stagione secca e aveva fatto squadra con un altro maschio, ovviamente aveva resistito a lungo. Noi speravamo soltanto che riuscisse a resistere un altro po'. Il mattino seguente, mentre la temperatura sta già salendo rapidamente, Phil e le guide Chris e Mike escono per individuare il posto strategicamente migliore per riprendere una caccia. Alcuni membri del branco li guardano passare. Pochi metri più in là escono dalla macchia dei brontolii di avvertimento. È il maschio dalla criniera scura. Non si è ancora completamente abituato alla truppa. Ma presto i leoni perdono ogni interesse nei loro confronti. Qualcosa di più pressante cattura la loro attenzione. Oh, eccola.
Chumba comincia a mostrare la stessa intensità della madre quando si prepara ad un attacco. Sull'orlo della gola, i bufali nervosi si arrestano per un momento, forse presentendo una trappola. Ma la sete supera la prudenza e i bufali decidono di buttarsi. Ogni passo che li avvicina all'acqua li avvicina ai grossi felini. Finì col ritrovarmi in una posizione perfetta. I bufali si fermarono a bere proprio davanti a me. Chumba si stava avvicinando da dove io la potevo vedere. L'atmosfera era tesissima e faceva veramente paura. Chumba inizia il suo attacco. I bufali ne avvertono l'odore e si spaventano. Ma dopo una prima fuga nella gola, si fermano, senza capire esattamente da dove arrivi il pericolo. Questa volta, a quanto sembra, Chumba non si farà intimidire. Con un grande fragore, la mandria scappa dalla giovane leonessa. Ma per un bufalo è troppo tardi. Chumba e Mrs. Hunter lo hanno preso. Una volta presi e immobilizzati, sembra quasi che i bufali vadano verso uno stato di stordimento. Forse sono i leoni a provocarlo, recedendo i tendini delle zampe e mordendo i nervi alla base della coda. È come se tenesse la posizione. Una volta a terra, non ha più speranze. Ci vorranno 20 minuti prima che il branco riesca a uccidere l'enorme animale. Chumba ha dimostrato pienamente di essere figlia di Mrs. Hunter, intrepida durante la caccia. Nelle settimane seguenti diventa chiaro che Chumba sta combinando qualcosa. I leoni andavano spesso a sdraiarsi nel letto disseccato del fiume. Ma notammo che Chumba stava sempre lì e molto spesso tutta sola. Così sospettammo che non ci andasse solo per stare comoda, ma che ci fosse qualcos'altro a bollire in pentola. Chris e Mike tengono d'occhio Chumba, aspettando che esca per una battuta di caccia. Solo allora potranno mandare i documentaristi, senza correre rischi, a scoprire cosa rende Chumba tanto assorta. Con le telecamere in mano, Lynn e Phil si dirigono verso il posto dove va sempre Chumba. In una macchia che sembra inadeguata a proteggere qualcosa di tanto prezioso, si ritrovano nella tana di Chumba. Era incredibilmente eccitante andare lì dentro, sapendo quanto la situazione fosse pericolosa. E poi, naturalmente, essere nella tana del leone. Voglio dire, se ne raccontano da 2000 anni.
Erano fantastici, dei piccoli fagottini di pelo. Probabilmente avevano solo 3 settimane, gli occhi erano appena aperti. Erano dolcissimi. Riescono a malapena a camminare questi piccolini. Chris, sei ancora con la leonessa? Phil chiama le guide e viene a sapere che c'è poco tempo. Shumba sta tornando alla tana. Phil si affretta a piazzare una microcamera, così lui e Lynn potranno monitorare la tana a distanza e forse cogliere la madre insieme ai cuccioli. Andiamo via. La microcamera è pronta. È ora di andarsene. A meno di 50 metri, sotto vento rispetto alla tana, Phil tiene d'occhio i cuccioli nell'attesa che arrivi Shumba. Posso crederci, la leonessa nella tana. Sembrava così orgogliosa quando tornò. Noi la studiammo attraverso la telecamera per varie settimane. Era fantastica con i cuccioli, era così dolce. Eravamo convinti che sarebbe stata una buona mamma. Per i Richardson e il loro periodo trascorso a camminare tra i leoni è stato il finale perfetto. In 4 anni difficili hanno catturato in immagini i momenti più intimi di un'intera generazione di leoni. All'orizzonte hanno cominciato ad addensarsi nuvole minacciose. La stagione delle piogge non può essere lontana. Presto i leoni della sorgente partiranno, portando con sé l'affetto e le speranze dei documentaristi, che sono arrivati a conoscerli così bene.